Importante appuntamento in corso di svolgimento all'Aurum di Pescara, l'Economy Abruzzo, Abruzzo Economy Summit. Oggi si è parlato di transizione energetica, ma non solo. La Renexia ha annunciato un maxi investimento su Ortona. E allora, per tutti i dettagli, ci colleghiamo in diretta con il nostro direttore Carmine Perantuono. Carmine, a te. Buon pomeriggio telespettatori, buon pomeriggio Luca. Esattamente come dicevi tu, oggi il tema della transizione energetica al centro dei panel dell'Abruzzo Economic Summit, Stati Generali dell'Economia all'Aurum di Pescara, un evento Mirus di cui anche Rete 8 e Media Partner. Per questa sessione mattutina molti i personaggi di grande rilievo del mondo delle energie, delle infrastrutture e anche una notizia che riguarda la nostra regione, che era stata in qualche modo già anticipata, ma che ora viene confermata. A farlo è il direttore generale di Renexia, società della holding Toto, che si sta sempre più affermando anche in ambito internazionale, come sentiremo, nell'ambito delle rinnovabili. C'è un discorso aperto per forniture di turbine elettriche da realizzare proprio in Abruzzo, come vorrebbe questa azienda. Ci sono ottime possibilità. Sentiamo l'intervista che ci ha rilasciato dopo aver partecipato ad uno dei panel questa mattina, il direttore generale di Renexia, Riccardo Toto. Riccardo Toto, direttore generale di Renexia, la conferma oggi in questa tavola rotonda al summit di una notizia che avevate parzialmente già diffuso, ma che continua ad alimentare speranze in Abruzzo di un forte insediamento per il progetto eolico offshore in Sicilia. Ci sono delle interlocuzioni in corso in questo senso anche con la giunta regionale e con il presidente Marsilio. Sì, lo confermo, la nostra ferma volontà è quella di fare tutte le verifiche necessarie affinché la fabbrica delle turbine, che è figlia di un MOU firmato con il MIMIT lo scorso 8 agosto, si possa e si debba fare in Abruzzo. Questa è la nostra ferma volontà, stiamo facendo tutte quante le verifiche, sono in atto delle interlocuzioni, si sono già proposte anche altre regioni, in particolar modo altre autorità portuali, faremo tutte quante verifiche del caso, però dal nostro punto di vista posso assolutamente confermare che la nostra volontà sarebbe quella di farli in Abruzzo, di aiutare l'occupazione in Abruzzo con 1300 nuove assunzioni, speriamo di riuscirlo a farla. Il sito è individuato, ma non l'unico al momento. È quello del porto di Ortona. Confermo che per il momento è quella la soluzione tecnica che abbiamo trovato, avendo noi bisogno di circa 40 ettari e che questi 40 ettari siano fronte mare. C'è un momento di grande evidenza del peso che ha Renexia anche a livello internazionale, questa azienda che nasce col cuore abruzzese ma che addirittura riceve l'endorsement, come dicono gli americani, della Casa Bianca per un grande progetto anche negli States. È motivo di orgoglio per noi aver ricevuto l'ultimo tassello del percorso autorizzativo che per la società US Wind, controllata di Renexia, che è negli Stati Uniti. Si tratta di un parco eolico offshore da 1 gigawatt e 8. A questo punto manca proprio l'inizio della costruzione. È un percorso cominciato nel 2016, che è cominciato qui dall'Abruzzo, dove noi continuiamo a avere non solo la nostra testa ma anche il nostro cuore. Ecco Carmine, questo per quanto riguarda... Le dichiarazioni... Sì. Vai, vai. Sì, fin qui le dichiarazioni di Toto per quanto riguarda il tema delle transizioni ecologiche del mondo dell'energia, ma Luca, la seconda parte della mattinata è stato un momento davvero molto interessante di politica internazionale e anche di storia, perché intervistato da Luca Telese, che come sappiamo dal prossimo 1 ottobre sarà direttore del quotidiano Il Centro, Paolo Mieli ha raccontato la sua visione degli scenari, in particolare anche ai nostri microfoni. Gli abbiamo chiesto la sua impressione sui due conflitti in corso, quello in Medio Oriente e anche quello che riguarda l'Ucraina. Nel pomeriggio, sempre a proposito di difesa e di guerra, purtroppo, sarà ospite del summit anche il ministro Crosetto e ci saranno tanti altri interventi, tra cui quello del presidente del CONI Malagò, ma di questo
questo parleremo nel TG serale che chiuderà anche i riflettori accesi dalla nostra emittente su questo evento con le conclusioni del Presidente Marco Marsiglio. Io ti saluto, ma raccomando a te, naturalmente ai nostri telespettatori, di ascoltare molto, ci prenderemo qualche istante in più, ma è molto interessante, di ascoltare molto attentamente quanto ci ha detto al nostro microfono Paolo Mieli. Paolo Mieli, c'era un tempo in cui l'Europa e segnatamente proprio l'Italia erano protagonisti delle risoluzioni delle grandi crisi in Medio Oriente. Questo tempo è definitivamente consegnato alla storia? No, questo tempo riparte adesso. Cioè, se l'Italia riesce a vincere la malattia della Seconda Repubblica, che è quella di una contrapposizione sempre ovunque e addirittura contrapposizione sempre ovunque all'interno dei due schieramenti, ed è, secondo me, lo dico per sensazione, non ho elementi per dirlo, ma è vicino ad arrivare a quel momento, l'Italia avrà un grandissimo ruolo anche per la crisi del Medio Oriente, ma non solo per la crisi del Medio Oriente. E lo dico perché il fatto che l'Italia sia stata accolta fra il gruppo dei dirigenti europei con una vicepresidenza così importante nel momento in cui aveva votato contro Ursula von der Leyen vuol dire che l'Europa considera l'Italia come una nazione che ha qualcosa in più da dare, proprio in quello che lei mi ha domandato. E lo sarà quindi anche l'Europa di conseguenza, perché finora in entrambe le crisi che attanagliano il continente non ha toccato palla politicamente parlando. Io sono convinto che a dispetto di quello che pensiamo, e l'ho scritto anche a conclusione di questo libro Fiamme dal passato, sarà l'Europa adesso ad avere un ruolo come noi eravamo abituati a pensare che avesse l'America. L'America nell'ultimo semestre, sarà anche per la campagna elettorale, per la stanchezza del suo presidente, ha esaurito la sua forza propulsiva che è stata importantissima fino a questo momento. Non ha avuto una parola da dire decisiva né nella crisi d'Ucraina né nella crisi di Israele. L'Europa può averla proprio per i motivi che abbiamo detto in questo momento.